Abbiamo questa.
Secondo me abbiamo visto che si può essere, perché ieri si sarebbe andato di sera a fare una bella mangiata di mese con i colleghi. Cosa è successo ragazzi? Perché si critica? Poi te lo spieghiamo. E Roberto, come ti fa a terra? Sta dormendo. Si sveglia la sua padrona a prendere peso. Sta sognando, lasciatelo stare. E dove fai? Non mi dite, sono studente greco. Dunque dicevo che l'acqua è chiamata letto e da qui la parola elettricità. Quante cose si fanno nei sogni? Ma davvero, bisognerebbe sognare più spesso. Proprio tu lo dici, hai sempre la testa fra le nuvole. Quando la prof spiega, mi sono accorto, sai, la guardo, ma i tuoi pensieri sono altrove. Ti scelerai di pensare tra di voi? Volete smettere di fare gli stupidi? Abbiamo una fortuna, nemmeno un grande filosofo. E voi vi spicciate come incredibili. Ciò che ha fatto e che è riuscito di fare.
sentito? Io nulla! Per me il dialetto è incomprensibile! Vi spiego meglio. Questo movimento quindi agisce e all'opera e produce i suoi effetti al tempo stesso di istante in istante. È avvenuto, è passato. Per fortuna che doveva spiegarsi meglio. Signora Rispondi, attraverso il mio spirito, noi siamo ragazzi, così un linguaggio comprensibile. Il movimento è la presenza convergente di energia e di sì, vuoi una sale? Non ti potrebbe cambiare il sogno? Sono d'accordo, ci penso io. Che è successo? Mi sono addormentato, ho fatto il sogno strano di un personaggio incomprensibile. Lo sappiamo bene.
sempre ogni giorno a quelle ragazze. Non ci rendiamo immediatamente conto di ciò. Da dove avete isolato i due nuovi elementi? Per prima cosa abbiamo studiato due minerali, carbonite e perclenda. Dopo l'esperienza del perclenda isolammo il polonio, chiamato così come della luce. Importante come il calcio.
bambini disubbidienti per punizione il giorno dopo dovrebbero essere chiusi fuori dalla scuola. Grazie.